Ciao amici, siamo di nuovo qua con Marilu di Italian Country Family per vedere un nuovo passettino base per le line dance. Quello che vedremo oggi è il rock step, che come dice la parola, se la traduciamo, sarebbe il passo dondolo, perché è un passo dove noi andiamo a spostare il peso in avanti o indietro e quindi l'effetto che diamo è proprio quello di dondolarci un po'. Quindi vediamo un attimo come si esegue un rock step. Se nel nostro script troviamo scritto di eseguire un rock step in avanti di destro, faremo questa cosa. Porteremo avanti il piede destro, ci porteremo il peso e torneremo indietro sul piede sinistro. Quindi questo è un rock step in avanti di destro. Se invece lo dobbiamo fare di sinistro, la stessa cosa, portiamo avanti il piede sinistro, ci portiamo il peso e riportiamo indietro il peso sul piede destro. Il rock step può essere eseguito in avanti, indietro e lateralmente. Allora, quello in avanti lo abbiamo visto. Adesso andiamo a vedere come si esegue un rock step laterale. Quindi se dobbiamo eseguire un rock step laterale di destro, porteremo a destra il nostro piede destro, ci porteremo il peso e riporteremo il peso sul piede sinistro. Stessa cosa, sinistra, rock step. Perfetto. Adesso vediamo come si esegue all'indietro. Stessa cosa se lo facciamo di destro. Rock, step e riporto il peso avanti sul sinistro. Rock, step indietro e riporto avanti il peso sul destro. Il tempo del rock step è 1-2. 1-2. Questo è il tempo. Adesso lo vediamo eseguito di spalle. Allora, rock, step in avanti di destro. Rock, step. Rock step in avanti di sinistro. Rock step. Rock step laterale verso destra. Rock step. Rock step laterale verso sinistra. Rock step. E indietro di destro. Rock step. Indietro di sinistro. Rock step. Questo passo spesso può essere eseguito sia in avanti che all'indietro, uno consecutivo all'altro. In questo caso viene chiamato rocking chair, ovvero sedia a dondolo. E il movimento è questo. Magari mi metto lateralmente così lo vedete meglio. Se mi viene chiesto di eseguire un rocking chair di destro, prima eseguo un rock step in avanti di destro e poi immediatamente dopo lo eseguo all'indietro, sempre tenendo fermo il piede sinistro, andando solo a spostare il peso da un piede all'altro, ma voi vedete che il sinistro resta sempre lì. In questo caso i conti saranno 1, 2, 3, 4. Questo è un rocking chair, ovvero un passo rock in avanti seguito subito da un passo rock indietro. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo step. Ciao amici!